Fiamma Franceschilli al WACR 2011 per presentare Book Assist. È stata sicuramente una grande occasione per tutti gli albergatori e per tutti coloro che comunque sono venuti al WHR. Questa è la terza giornata, si parla di web, Book Assist è tecnologia web e devo dire che la possibilità in questa speed date di avere 30 minuti a disposizione per appunto in maniera rapida far capire agli albergatori, appunto il caso di Book Assist, come devono organizzare il proprio sito web, come possono ottimizzarlo e ottenere prenotazioni dirette, è stata comunque una bella esperienza che spero appunto di anno in anno sia sempre più apprezzata. Quali sono i punti di forza di Book Assist? Ma i punti di forza sono sicuramente l'esperienza, un'azienda nata negli anni 90 quando ancora internet era agli albori e sicuramente il fatto di essere sempre avanti rispetto a quello che può succedere un domani. Noi parliamo sempre di futuro, non ci accorgiamo, scusate la frase fatta, che il futuro è adesso, per cui non aspettiamo a fare la mobile application, facciamola oggi, non aspettiamo che tutte le maggiori OTA, i giganti del turismo lo facciano per noi e poi ci lamentiamo del fatto che dobbiamo dipendere da loro. Facciamo oggi quello che appunto anche le grandi OTA possono fare perché ne abbiamo i mezzi, lo possiamo fare e noi siamo qui per aiutare gli alberghi a farlo. E questo è il consiglio più importante per il pubblico del WHR. Un'altra piccola chicca, un'altra piccola perla di saggezza, quale potrebbe essere? Un'altra perla di saggezza è di dire a voi albergatori, con la vostra strategia, fate quello che volete, ricordatevi di non perdere mai il controllo, di non dipendere mai da altre, appunto, troppo da terze parti, perché potete perdere il controllo e non avere più, appunto, il filo di quello che è il vostro business e la vostra strategia. E invece a proposito di punti di forza, secondo lei quali sono i punti di forza del WHR? I punti di forza del WHR sono quelli di nella durata di 3 giorni, far convogliare comunque un target buono, sicuramente per tutti gli operatori, 3 giorni di grande concentrazione sia per quanto riguarda il revenue management, ma soprattutto il terzo giorno, quello di aggiornare tutti su quali sono appunto le nuove applicazioni, i nuovi social media di cui appunto noi tutti abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di essere aggiornati, il web corre, è questa una buona occasione non solo per imparare, poi c'è anche tanta gente che non ne ha bisogno, ma di essere aggiornati. E questo è uno dei motivi per cui vale la pena esserci l'anno prossimo. assolutamente. L'anno prossimo avremo sicuramente anche noi come Book Assist nuovi prodotti, nuovi servizi, sarà cambiato tantissimo TripAdvisor stesso ha appena fatto un'intervista, hanno messo nuovi servizi, Google cambiano con una velocità a cui appunto noi dobbiamo star dietro, pertanto ci potremo vedere l'anno prossimo con sicuramente tante tante novità. Arrivederci.